Oggi è l'ultimo giorno di questa settimana santa prima della Pasqua, di allenamento dei giovanissimi allievi che dopo gli esercizi ginnici disposti dai rispettivi mister Gabriele e Giovanni e dopo la solita salita della collina qua adiacente il campo sportivo di Via Nazionale della Vittoria, adesso stanno facendo una partitella in famiglia, un misto allievi e giovanissimi. Con questo allenamento si concluderà questa settimana di intensi allenamenti disposti dal mister, dai rispettivi mister, per i giovanissimi mister Giovanni, che darà questa sera i sciogliete le righe. Allora, noi andiamo là stasera. Sì. Attacco, attacco. Ma però, tutte un quarto. Capo, non stiamo meglio, sì, vieni, vieni, sennò. Ma per pure una squadra, mica c'è qualcosa? Ah. Vabbè, anzi siete belli, vabbè, ciao. Ci daremo gli auguri questa sera presso la pizzeria, ristorante Ruvendal di Lanciano, contrada Gaeta, se non erro. E dopo c'è il sciogliete le righe. I ragazzi si ripresenteranno martedì prossimo per gli allenamenti, in quanto è la settimana cruciale, perché domenica e sabato prossimo riprendono le gare di campionato. I giovanissimi di mister Giovanni giocheranno domenica mattina a Ripateatina, se non erro verso le 10:30, sarebbe l'8 aprile, mentre gli allievi di mister Gabriele giocheranno il sabato sempre in trasferta a San Salvo per la seconda fase del campionato allievi provinciale. Adesso si è riformato un nuovo calendario. Formato dalle 5 società classificate alle prime 5 del girone di Chieti e le 5 del girone di Vasto, formeranno adesso 10 squadre, partite di sola andata. La Virtus Castelfrentano ha le prime 3 gare un po' toste. La prima a San Salvo contro la squadra che ha vinto alla grande la prima fase del girone di Vasto, vincendo tutte le gare all'infuori di un pareggio e nessuna sconfitta, avendo la migliore difesa e il migliore attacco. Dopo giocheremo un'altra gara, la seconda, con l'Ortona, sempre un'altra pretendente a vincere il campionato, e la terza gara abbiamo a Lanciano il 1920 Lanciano Calcio, quindi 3 partite toste per i nostri allievi.